Qua siamo dentro Palazzo Upim, che è questo palazzo del centro città, sito proprio vicino al comune, e dove abbiamo organizzato questo progetto che si chiama Palazzo Contemporaneo, che rimarrà aperto un mese, appunto contemporaneo, ovvero rimane aperto in un periodo che va tra la chiusura di tutte le attività commerciali dentro questo palazzo e la successiva eventuale demolizione. Visto che rimaneva vuoto per un lasso di tempo significativo, abbiamo preso contatto, io e Elena Tamaro, curatrice della mostra, con la proprietà di questo spazio, che è la società Sirzani The Hacker, per poter ottenere in comodato gratuito questo spazio. Again. L'idea nasce da un episodio simile che ho visto a Torino, che si chiamava Via Foggia 28, che era un palazzo in una periferia della città che per lo stesso motivo era stato richiesto dall'associazione del territorio per farci un'attività artistica. Noi abbiamo avuto la fortuna, a differenza loro, e cosa che rende unico questo progetto, di essere perfettamente in centro. Abbiamo iniziato a coinvolgere prima le associazioni che partecipano alla mostra vera e propria, che è quella al piano interrato, che sono 23 realtà culturali di tutto il territorio, quando parli territorio parli tutta la regione, più o meno di artisti giovani. C'è qualche associazione, tipo penso al Gruppo 78 di Trieste, che, come dice bene la data, ha una storia molto antica, ma gli artisti di questa associazione che partecipano qui invece sono tutti giovani. Quindi l'idea è di creare uno spazio per tutti, nel senso gratuito, aperto, libero, dove uno può entrare quante volte vuole senza dover pagare un biglietto, e dove gli artisti della regione potessero avere un luogo in cui forse per la prima volta esporre le proprie opere in una collettiva, in modo che anche loro stessi potessero osservare e replicare e quindi confrontarsi con altri artisti del territorio per poter crescere e migliorare. Il progetto dell'Upin è un progetto che è stato coordinato dall'associazione Trarte e che ha coinvolto oltre 20 associazioni regionali. Sono associazioni che fanno ricerca, che lavorano sul territorio, sono per la maggior parte under 35 come noi e sono delle realtà che abbiamo voluto far parlare, far interagire all'interno di questo spazio che vuole essere un luogo di incontro, un luogo dove l'esposizione degli artisti è la parte principale, ma non soltanto, vuole essere un luogo di scambio, vuole essere un momento così di pensiero e di immaginarci questo futuro migliore. Fanno parte oltre appunto 20 associazioni regionali, arrivano da Pordenone, da Trieste, da Udine e da Gorizia. Tra le varie finalità del progetto c'è quella di dimostrare che sia possibile fare un intervento culturale forte, significativo in una città di Udine, ma in realtà in qualsiasi territorio, sfruttando bene o male beni che già ci sono, come per esempio un palazzo dismesso che però aveva già dei requisiti a livello di sicurezza completi. Quindi uno, utilizzare un palazzo libero e quindi abbattere i costi della locazione. E due, poter chiamare in realtà del territorio che ormai in questo momento di crisi economica trovano difficoltà a produrre progetti proprio perché sono tutte più o meno piccole, con metterle tutte insieme, per cui aumentare la massa critica del progetto e poter più facilmente ottenere eventuali sponsorizzazioni private o proprio per il fatto che la mostra è grande e completa, poter chiedere una donazione alle persone che entrano, che insomma molto spesso danno ma senza obbligo. Per cui la finalità appunto è questa. La seconda finalità è restituire uno spazio pubblico, uno spazio nella città che non è di passeggio, non è una piazza, ma è un luogo al chiuso dove non si deve pagare per entrare, dove si può stare delle ore fin tanto che è aperto, dove ogni giorno ci sono almeno 3 appuntamenti, dove delle persone che sono artisti, che sono professionisti, in questo momento per esempio mentre parlo abbiamo sopra un architetto che parla della storia della città,
gratuitamente prestano la loro esperienza, capacità e tempo per creare un contenuto che possa far riflettere, discutere e approfondire delle tematiche per la cittadinanza e per tutti. Per cui un luogo di tutti, un luogo pubblico che nasce però dall'incontro di attività solo private. In un momento di crisi economica, quindi in un momento in cui il pubblico ha meno soldi, servono degli spazi, serve l'alleanza dei privati per creare una sorta di nuovo mecenatismo dal basso. Quindi tante piccole realtà che si uniscono e creano una struttura molto più ampia. Per cui il Palazzo Contemporaneo è aperto, apriamo fino al 12 maggio, il tema è 2043, quindi come noi Under 35 ci immaginiamo la vita in Friuli, Venezia Giulia fra 40 anni, quindi 2043 qui, venite e siamo aperti nei weekend. Yes.